Eccoci, ci scusiamo per questo breve ritardo, ma diamo inizio ai lavori di questo primo festival di giustizia penale che si celebra qua a Modena e che vede oggi questa mattina introduttiva con una prima tavola rotonda nella quale toccheremo molti dei temi che poi saranno oggetto di approfondimento all'interno delle tante iniziative che costellano questo festival e che conoscete essendo qua come dal nutrito programma che vi hanno consegnato. Essendo la prima sessione, io e Guido Sola, presidente della Camera Penale di Modena, coorganizzatore anima del festival, abbiamo pensato di introdurre un po' i lavori con un quadro generale, prima di passare la parola agli illustri ospiti di questa tavola rotonda, un quadro generale del perché, diciamo, è nato questo festival e qual è il filo conduttore. Sul perché è nato, molto avete già letto e visto, ma due parole vanno dette. Effettivamente l'idea è quella di, per la prima volta, affrontare temi complicati, complessi, come quelli della giustizia penale, in una chiave aperta non solo ai tecnici, ma anche alla cittadinanza, come più volte abbiamo detto, con la felice formula del festival, che già in Italia è stata utilizzata per l'economia, per la filosofia, la letteratura e oggi anche per quel che riguarda la giustizia penale. Quindi l'idea di tanti eventi, come vedrete, oggi avremo dei documentari, dei film, le presentazioni di libri, processi penali simulati, insomma in questi due giorni l'offerta, per così dire, culturale è molto ricca, e in questa ottica. Però ovviamente ogni evento come questo ha necessità di un tema che unisca tutti questi eventi. I temi sono due, sono quelli dell'errore giudiziario in prima battuta e anche quello del populismo giudiziario, su cui invece si soffermerà poi Guido. Allora, tutti voi vi chiederete, ma perché parlare per la prima volta in un festival sulla giustizia penale proprio partendo dal fallimento della giustizia penale? Perché l'errore giudiziario è proprio la bancarotta dell'accertamento e diciamo lo sviamento di quella che è la finalità principale della giustizia penale. Beh, le ragioni a mio avviso sono diverse e vorrei molto brevemente poterle annunciare qui. Innanzitutto volevamo, cosa che già all'estero è accaduta, dire con forza che l'errore giudiziario esiste. In Italia, diciamo, questo argomento per molti anni è stato un po' un tabù, che oramai anche sull'onda di quello che dirò tra poco dell'esperienza nordamericana e dell'esperienza straniera è cambiato, ma l'errore giudiziario esiste. Esiste perché ce lo dice anche la nostra Carta Costituzionale, l'articolo 24, quando parla di rimedi all'errore giudiziario, vuol dire che i nostri padri costituenti già avevano bene in testa che la giustizia penale è fallibile e necessita di rimedi. E in fondo anche la totale e completa abolizione nel nostro sistema, sapete che nel 2007 abbiamo abolito definitivamente anche nei casi di guerra della pena di morte, sta anche in quest'ottica, nell'ottica che la pena di morte, oltre per le mille ragioni che inducono a non doverla far entrare in un sistema di civiltà giuridica, uno di questi però è anche quello che l'errore giudiziario con la morte del condannato non è più rimediabile ed è un filo conduttore che sta portando moltissimi stati nordamericani sulla base di questo argomento a sospendere o abolire la pena di morte. E in fondo quindi bisogna superare questa tabù che già mi ero segnato una frase molto famosa del 1956 di Carnelutti, uno dei giuristi più importanti per l'Italia, quando in un famoso articolo diceva quanti innocenti ci sono in carcere, dicendo guardate che l'errore giudiziario non è quello mitico come nel caso, non so se conoscete il caso del Fornaretto di Venezia, che è un famoso caso di centinaia di anni fa di errore giudiziario che costrinse addirittura la giustizia del Doge di Venezia a mettere in fondo a tutte le sentenze una frase con scritto «Ricordatevi giudici del povero Fornaretto». Ecco, però è qualcosa avvolto nella leggenda nel passato. Carnelutti ci diceva «è un problema quotidiano e che va affrontato». Quindi questo è il primo tema. In questo primo festival abbiamo voluto prendere di petto questo tema senza tabù, senza pregiudizi, con l'aiuto però anche degli operatori, con l'aiuto dei giudici, di tutti coloro che
fanno parte della macchina giudiziaria. Il secondo motivo per cui abbiamo scelto l'errore giudiziario come leitmotiv di questo festival è il tema che l'errore giudiziario ci consente, come si direbbe oggi nella modernità, di fare un testing della giustizia penale, perché laddove la giustizia penale non ha funzionato, lì si vede che cosa si può migliorare. Non è un caso, non è paradossale, sapere che anche in Italia grandi riforme del processo penale nascono da errori giudiziari. L'errore giudiziario di Salvatore Gallo negli anni 60, che portò nel 65 a introdurre la revisione della condanna penale in Italia, ma anche il codice di procedura penale nasce dalla vicenda Tortora, che è un errore giudiziario non in senso tecnico, ma sicuramente una vicenda in cui l'errore in fase cautelare ha pesato molto. Quindi vedere dove la giustizia non ha funzionato, e questo sarà un po' il dibattito di questi giorni, ci consente di migliorarla. Il terzo tema è quello di pensare anche ai rimedi, perché le cause sono ovviamente molto importanti da studiare, ma altrettanto importanti da discuterne sono i rimedi. E qui siamo un po' arretrati nella nostra esperienza italiana, perché al di là di istituti come quello che tutti voi conoscete della revisione del giudicato, non ci sono ancora quegli esperimenti che, diciamo, invece si stanno esplorando negli altri stati. C'è un'esperienza, per esempio, nordica molto importante su delle commissioni ministeriali che a campione vanno a vedere i processi chiusi per vedere dove si può annidare l'errore giudiziario, ma anche l'esperienza nordamericana di questi interessantissimi incontri, unità si chiamano, di public prosecutor, di difensori, di altri soggetti che insieme all'interno di un circuito giudiziario studiano casi chiusi per vedere in quali ipotesi possano essere aperti. In Italia c'è molto da fare, oggi ne discuteremo, prima fra tutti, sicuramente, qui poi una sollecitazione che do anche al colonnello Lago, che è il nostro gradito ospite, una normativa, per esempio, chiara sulla conservazione dei reperti dopo anni di un fatto, perché la nuova tecnologia ci consente anni dopo di poter ricostruire in maniera diversa un fatto grazie alla nuova scienza, però dobbiamo avere, diciamo, i reperti dell'epoca per poterli rianalizzare. Ultimo, ma non meno importante, elemento che ci ha condotto a scegliere l'errore giudiziario, ovviamente l'esperienza in cui sono chiamato in prima persona insieme a Martina Cagossi, che ringrazio pubblicamente per tutta l'attività che ha fatto per questo festival, è quella ovviamente dell'Italy Innocence Project, cioè l'attività che tutti i giorni facciamo con i nostri studenti. Adesso lo dico per chi non conosce, pochi immagino, il movimento dell'Innocence Project, che dall'America e attraverso poi l'Innocence Network si è diffuso in tutto il mondo, cioè queste organizzazioni molto importanti, abbiamo illustri esponenti come Margozza, seduto vicino a me, che negli Stati Uniti d'America lavorano sull'errore giudiziario attraverso forme spesso di clinica legale, quindi un lavoro fatto da avvocati volontari, da studenti, da professori universitari che si occupano di trovare casi giudiziari da riaprire e in generale studiare il problema dell'errore giudiziario. Ebbene, da quando esiste l'Innocence Project, vi invito a vedere il numero speciale del Time del 2017 che ha celebrato i 25 anni del progetto nato dall'idea di Barry Scheck e Peter Neufeld, amici che collaborano con noi e che hanno dato questo impulso. Ecco, il registro nazionale, per così dire statale, nordamericano ci dice che ad oggi sono 2.444 le persone innocenti scarcerate, un numero minore ma non poco rilevante sono le persone condannate a morte che poi anni dopo sono state liberate. Ecco, grazie al lavoro di questi colleghi nordamericani e di questa esperienza che ha scoperchiato un po' il vaso di Pandora dell'errore giudiziario, questo movimento, diciamo, ha iniziato a affacciarsi anche in Europa. In Italia ci siamo noi dell'Italy Innocence Project, ci sono colleghi in Inghilterra, qualcuno è presente anche qua, in Olanda, insomma, si inizia a lavorare tutti insieme in chiave mondiale su un argomento che potete immaginare non subisce le differenze, più di tanto le differenze sui vari sistemi processuali, perché l'errore giudiziario, per così dire, ha a volte delle matrici che sono comuni a sistemi giudiziari molto diversi tra di loro.
Bene, questi sono i motivi che ci hanno portato ad organizzare sotto l'egida dell'errore giudiziario questo primo Festival Giustizia Penale. Però volevo fare una brevissima, e poi lascerò la parola ai relatori, carrellata su quelli che sono invece i temi che andremo a toccare molto brevemente. Beh, innanzitutto il tema dell'uomo in carne ed ossa che subisce l'errore giudiziario. Questa è una nota importante di questo festival, perché avremo qui due vittime straniere di errore giudiziario, due vittime italiane di errore giudiziario, che ci racconteranno in chiave umana, non solo tecnico-giuridica, la loro esperienza. E questo è fondamentale proprio nell'ottica dell'avvicinamento della popolazione ai temi della giustizia penale. Qualcuno avrà visto recentemente, mi pare 5-6 giorni fa, un documentario su Rai 1 della Corte Costituzionale che è andata in visita alle carceri, o della Scuola Superiore della Magistratura che ha fatto delle visite in carcere per i giudici. Per giudici che nella loro vita magari non avevano mai visto un carcere. Questa è la nuova tendenza anche da parte di questa illustre istituzione. E nel nostro piccolo vogliamo che i cittadini, i giudici, gli avvocati, vedano in carne ed ossa l'effetto dell'errore giudiziario. Un altro tema trasversale che affronteremo sarà quello della prova scientifica. Non a caso in questo panel iniziale appunto c'è il comandante dei RIS di Parma. Prova scientifica che sull'errore giudiziario si presenta con un doppio volto. Un volto buono, il volto per esempio del DNA che proprio negli Stati Uniti d'America ha consentito, ma anche in Italia, di scoprire errori giudiziari del passato, e il volto, per così dire, cattivo, il volto della cattiva scienza, il volto delle pratiche non pienamente scientifiche, quelle pratiche che per esempio negli Stati Uniti, adesso non mi soffermerò perché oggi abbiamo un panel su questo, hanno consentito di smascherare delle pratiche, delle prove per così dire scientifiche, che scientifiche non erano e che stanno portando alla riapertura di numerosissimi processi penali e comunque pro futuro l'impossibilità di addurre quella prova davanti alle corti. Anche di questo si parlerà nella sessione di oggi, se ne parlerà nella presentazione del libro del professor Mark Gozzi, Blind Injustice, e se ne parlerà anche nel processo simulato Dreyfus, che è il primo caso di utilizzo diciamo articolato della prova scientifica nel processo penale. Un altro tema, ovviamente quello della pena di morte, su cui qualcosa ho già detto, ma anche, questo ve lo consiglio oggi pomeriggio, un tema paradossale, cioè il tema che la paura dell'errore giudiziario ci porta a cercare una giustizia esatta, una giustizia robotica, una giustizia da intelligenza artificiale, avremo una sessione su questo, quindi una finalità positiva, affidare a dei sistemi automatici i giudizi su certi aspetti, ma che ha in sé dei rischi enormi che a loro volta possono condurre invece ad errori giudiziari paradossalmente meno controllabili dell'errore giudiziario dell'uomo. Ovviamente non si può non citare il tema del processo penale mediatico, che avrà una sessione domani mattina, che inutile nascondersi, molto ha fatto scrivere sui giornali questi giorni per la presenza di Amanda Knox, che è sicuramente un'icona dei rischi anche dell'errore giudiziario, ma sarà una sessione credo molto interessante e con confronto ad altissimo livello, oltre all'esperienza di questa persona assolta in via definitiva. Voglio ancora sottolineare, per chi dovrà decidere se stare nella sala grande o nelle due sale piccole dove si svolgeranno eventi paralleli, il docufilm Non voltarti indietro, che verrà proiettato in questi giorni di due giornalisti che da anni si occupano di questo tema, che mette il focus sulla ingiusta detenzione, che è un'altra faccia dell'errore giudiziario, perché l'errore giudiziario in senso ovviamente classico è quello che vede una condanna in via definitiva ingiusta, ed è quello che si studia in tutto il mondo, però noi in Italia più che nel resto del mondo abbiamo anche il tema
di una custodia cautelare molto prolungata di persone che poi alla fine dell'iter processuale possono essere dichiarate innocenti, e quindi non potevamo in chiave italiana non affrontare anche questo sottotema. Nella discussione di oggi, per l'appunto, abbiamo invitato il presidente Blaiotta, già presidente di sezione della Corte di Cassazione, Mark Gozzi, appunto, che è ex prosecutor, tra l'altro, dell'Ohio e adesso professore alla Cincinnati University e direttore dell'Ohio Innocence Project, il colonnello Lago, che tutti voi conoscete. Ecco, proprio perché questa mattina, prima di ascoltare innanzitutto due vittime intorno alle 11:30, mezzogiorno di errore giudiziario, volevamo appunto fare un po' un quadro per dare tutti a voi un po' l'acquolina in bocca per quello che sarà il prosieguo di questo nostro festival. Quindi grazie ancora a tutti per essere qui e passo la parola a Guido Sola. Buongiorno a tutti, benvenuti. Beh, premesso che nella sua chiarissima introduzione Luca vi ha mentito, perché la vera anima di questa prima edizione del Festival della Giustizia Penale è lui, il punto è esattamente quello che Luca ha mappato. L'errore giudiziario esiste. La ragione per cui abbiamo voluto dedicare in primis all'errore giudiziario questa prima edizione del Festival della Giustizia Penale è esattamente questa: l'errore giudiziario esiste, ed esiste per la semplice ragione che ci ha ricordato ancora ieri sera Elena quando ha citato l'aforisma di Voltaire che abbiamo posto quale sottotitolo di questa prima edizione di questo nostro festival sulla giustizia penale. Esiste perché siamo tutti figli della fragilità ed in quanto tali fallibili ed inclini all'errore. Noi dobbiamo, credo, partire dal presupposto che l'errore giudiziario è in natura, perché in natura, ragionandosi di essere umani, è l'errore. E questa forse è la prima vera ragione per cui dovremmo avere chiaro il fatto che nell'ambito di un sistema costruito a partire dall'articolo 27 della Costituzione e dunque a partire dalla presunzione di innocenza, essere garantisti dovrebbe essere un dovere costituzionalmente imposto e non un optional. Di questo io credo sia, lo dico perché abbiamo autorevoli ospiti americani con noi anche questa mattina, perfettamente consapevole in primis la Suprema Corte americana, che è sempre cristallina nell'affermare che la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio esiste proprio al fine di evitare che il giudice, potendo sempre errare, erri assolvendo un colpevole e non già condannando un innocente. È una regola questa che io credo dovrebbe essere sentita da ognuno di noi quale core business di qualunque processo di matrice anche tendenzialmente accusatoria, per la semplice ragione che è una regola finalizzata ad evitare per quanto possibile che il giudice commetta errori sul fatto. Non è un caso in questo senso, io credo che la prima istruzione che i giudici angloamericani impartiscono alle giurie popolari sia la seguente: in presenza di un dubbio razionale, voi giurati dovete assolvere l'imputato anche laddove vi siate convinti che lo stesso abbia probabilmente commesso il fatto. Perché? Perché si è assolutamente consapevoli del fatto che l'errore giudiziario è appunto a tal punto connaturato all'imperfetta natura propria dell'uomo e conseguentemente del processo penale, che nessuno dovrebbe mai poter condannare nessuno se non laddove sussista quella che i giurati del caso Jay Simpson nelle interviste rilasciate alla stampa a posteriori non ebbero remore a definire un'incrollabile convinzione nella verità dell'accusa. Questa è la ragione per cui
a mio e credo a nostro avviso, quando si ragiona di errore giudiziario, si dovrebbe davvero cominciare a ragionare in primis di garantismo e di garanzie. Perché c'è un problema di fondo sul quale io credo si debba riflettere, a prescindere dal fatto di essere giuristi o meno. E questo problema di fondo consiste nel fatto che quando noi ragioniamo di processo penale, o per meglio dire di giudizio penale, noi siamo volenti o nolenti costretti a fare i conti con una opposizione che esiste da sempre. Nell'ambito del giudizio penale esiste da sempre un'opposizione tra garantismo ed autoritarismo. E quindi, è detto altrimenti, tra verità e potestà. È un fatto col quale, volenti o nolenti, appunto, dobbiamo fare i conti. Anche perché è un fatto che non può e non deve stupire, per la semplice ragione che il processo penale è per sua natura un mix di sapere e di potere, un mix di conoscenza e di decisione. E non possiamo obliterare questo fatto quando ragioniamo di errore giudiziario, soprattutto in un'epoca storica nella quale spesso e volentieri tocchiamo con mano nelle aule di giustizia che la conoscenza tende a zero, a causa di fattispecie incriminatrici sempre più spesso attassative, a causa di accertamenti giudiziari del fatto di reato sovente incontrollati, a causa, tra virgolette, dell'arbitrio del singolo giudice. Ora, sgombriamo il campo dagli equivoci. Nessuno, credo, può sostenere ancora oggi il tradizionale modello illuministico per cui deve esservi perfetta corrispondenza tra la fattispecie astratta e la fattispecie concreta e il giudice deve limitarsi ad applicare la legge in modo meccanico. Certamente non è questo l'antidoto all'errore giudiziario. Ma ciò non toglie, a mio avviso, che le garanzie che la Costituzione e il Codice di Procedura Penale apprestano a protezione delle persone e quindi di ognuno di noi rappresentino sì garanzie di libertà, ma, e questo è il punto su cui io credo ci dovremmo sforzare di riflettere in questa sede, altresì garanzie di verità. Il tema della verità nel processo penale, quando si ragiona di errore giudiziario, a mio avviso è uno dei temi principali della discussione. Perché sovente ci si dimentica del fatto che la verità assoluta rappresenta il classico limite ideale. La verità assoluta non esiste. Non esiste più nemmeno in ambito scientifico, credo, colonnello, si possa dire, perché la stessa scienza oggi accetta il fatto che l'episteme, inteso esso alla stregua di verità assoluta, null'altro rappresenti se non un idolo. La verità è sempre relativa, o per meglio dire è sempre approssimativa. E più approssimativa ancora, attenzione, è la verità processuale. Per tutta una serie di fattori. Perché non può essere affermata sulla base di osservazioni dirette? È verità storica, è una verità che ha ad oggetto proposizioni che parlano di fatti del passato e che in quanto tali non sono accessibili direttamente all'esperienza. Perché a differenza degli storici, che usualmente usano fonti preesistenti e solo raramente ne creano di nuove, nel ricostruire la verità storica il giudice si avvale anche e soprattutto di fonti nuove, interrogatori, testimonianze, confronti, esperimenti giudiziari. Perché in quanto verità processuale non investe solo il fatto reato, ma investe anche aspetti collaterali rispetto al fatto reato. Investe le circostanze, investe le modalità dell'azione criminosa, investe i moventi dell'azione criminosa.
perché accanto a quelle che abbiamo definito garanzie di libertà e dunque garanzie di verità, esistono regole nell'ambito del codice di procedura penale che, imprudentemente dilatate dal punto di vista applicativo, cagionano disimmetrie. Pensiamo al sistema delle letture dibattimentali per come interpretato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione lungo gli anni che ci separano dall'entrata in vigore dell'ormai non più nuovo codice di procedura penale. E perché comunque, anche questo io credo che vada detto con la misura e con l'equilibrio con cui si vuole dialogare tra di noi nell'ambito di questo festival della giustizia penale, per quanto si sforzi di essere obiettivo, ne parleremo anche domani mattina ragionando di processo massmediatico, il giudice giustamente è pur sempre un uomo ed in quanto uomo non può non essere a sua volta influenzato dai valori etico-politici che gli sono propri, dalle proprie inclinazioni, finanche dall'ambiente nell'ambito del quale si trova ad operare. È certamente vero che noi ci confrontiamo con magistrati professionali e professionalizzati, ma è altrettanto certamente vero, io credo, che sarebbe ingenuo sostenere ciò che scriveva Beccaria quando parlava di un giudice indifferente ricercatore del vero. Se a ciò si aggiunge, e lo dico anche e soprattutto perché qui abbiamo il colonnello Lago che potrà autorevolmente rispondere a questa mia provocazione, tra virgolette, sul punto, che qualunque indagine fattuale, quindi anche un'indagine penale, dipende per sua stessa natura dal contesto nell'ambito del quale è condotta, dalle metodologie in base alle quali è condotte, nonché dalle finalità proprie della stessa, beh, allora è evidente che quando ragioniamo di errore giudiziario ragioniamo di un tema importante per definizione. Perché ci deve essere chiara una cosa, io credo, ed è forse un altro macro tema sul quale dovremmo accendere nel corso di questa due giorni modenese i riflettori della riflessione, che per poter essere definita davvero giusta, una decisione giudiziale dovrebbe necessariamente fondare sulla verità della ricostruzione fattuale sottostante. Ma se ci siamo detti che la verità assoluta rappresenta il classico limite ideale, allora probabilmente dovremmo dirci, ed è un'altra provocazione che lancio a chi mi seguirà nella scaletta degli interventi, che anche una decisione giudiziale davvero giusta rappresenti il classico limite ideale. Questo non significa che dobbiamo rinunciare a lavorare sulla categoria degli antidoti all'errore giudiziario di cui parlava prima Luca. Certamente però significa che dobbiamo prendere atto del fatto che il tema sul tappeto è un tema serio, che peraltro, come i cittadini che interverranno nel corso di questa due giorni modenese dimostreranno, può davvero riguardare ognuno di noi. C'è, io credo, e va detto, un preoccupante ritorno all'inquisitorietà nell'ambito anche della giurisprudenza, che ancora oggi in certa misura esalta la verità storica, la cosiddetta verità materiale. Un prepotente ritorno all'inquisitorietà che i colleghi presenti in sala sanno essere frutto degli assetti derivanti in primis dalla Corte Costituzionale quando nel 1992, per legittimare scelte politiche diametralmente opposte a quelle proprie del legislatore del 1988, non ebbe remore a dire che fine ineludibile del processo penale resta quello della ricerca della verità, un prepotente ritorno all'inquisitorietà che probabilmente è figlio anche di una politica in certa misura immatura, in certa misura adolescente,
perlomeno nella parte in cui pretenderebbe di dare risposte facili anche in materia di giustizia. E la giustizia è una cosa seria, la domanda di giustizia è una cosa seria. Sono certamente temi a cui non si può pretendere, a mio avviso, di dare risposte facili. E vado a concludere provando a tracciare, come vi anticipava Luca, un percorso che possa portarci a riflettere anche sui nessi che esistono tra errore giudiziario e populismo giudiziario, perché non è un caso se questo primo festival della giustizia penale oscilla tra errore giudiziario e populismo giudiziario. Certamente, se partiamo dal presupposto che l'errore giudiziario esiste in natura, non è urlando meri slogan che sovente si traducono in prodotti legislativi irrazionali che noi possiamo pensare di scongiurare il rischio della verificazione dell'errore giudiziario. È un momento storico importante questo per l'Unione delle Camere Penali Italiane e quindi anche per la nostra Camera Penale. Perché si è appena conclusa la manifestazione di Milano, nell'ambito della quale è stato presentato il manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo. Si è trattato di un'esperienza politica nel senso più nobile del termine, ce lo ha ricordato il nostro presidente Gian Domenico Cajazza. Alcuni hanno definito questo libricino giallo alla stregua della Summa della penalistica civile. Altri hanno definito questo libricino giallo alla stregua di un importante passo in avanti sul piano del garantismo e delle garanzie. Certamente nell'ambito di quella manifestazione nazionale è emerso un dato tanto importante quanto preoccupante, ovvero che questa ubriacatura punitiva cui assistiamo anche in Italia non è una malattia squisitamente italiana. Il populismo giudiziario non è un problema squisitamente italiano. Di qui anche il respiro internazionale di questo festival della giustizia penale. In quell'occasione Gian Domenico Cajazza ci ha ricordato che viviamo un'epoca caratterizzata dalla rinuncia al pensiero. C'è l'idea, diceva Gian Domenico Cajazza in quell'occasione, che la cultura sia un intralcio. E io credo che questa sia un'analisi tanto lucida quanto veritiera, perché oggettivamente mi pare che la nostra epoca storica sia sempre più contrassegnata dal cosiddetto pensiero debole, o forse da quello che Joseph Ratzinger avrebbe amato definire e denunciare come relativismo. Certamente c'è, così impostata la questione, che a stagliarsi sullo sfondo è un relativismo di cui forse troppo spesso siamo vittima anche noi avvocati, che probabilmente non sempre o non più ci ricordiamo dell'importanza del garantismo e delle garanzie. E tutto questo reca seco precise conseguenze. In un contesto in cui i prodotti normativi sono sempre meno frutto di approfondito dibattito parlamentare e sempre più frutto di slogan pensati per aizzare le piazze e i social, tutto questo reca seco precise conseguenze. Non possiamo, nemmeno ragionando di errore giudiziario, io credo, obliterare il fatto che viviamo purtroppo nell'epoca dell'uno vale uno, ovvero di quella che Tocqueville nell'Ottocento avrebbe più elegantemente definito tirannia della maggioranza. È violenta demagogia quella alla quale spesso assistiamo in Italia, vale a dire violento decadimento, perché la demagogia questo è decadimento. Dal punto di vista politico probabilmente questa violenta demagogia è figlia del fatto che questo paese ha rinunciato alla politica ormai 30 anni fa, nonché ha dichiarato guerra alle élite
elite dei giuristi compresi. Lo dico perché credo sia autoevidente che le leggi dovrebbero essere scritte da giuristi. E che dal punto di vista giudiziario non può che degenerare in populismo. Per la semplice ragione che quando ragioniamo di populismo noi ragioniamo, perché questa è la definizione politologica di populismo, di movimento politico che abbia come proprio core business l'esaltazione demagogica delle masse. E se così è, non è che ci possiamo stupire del fatto che questo populismo poi viri, o per meglio dire degeneri, verso o in violento giustizialismo. Noi oggi viviamo in un paese che intravede nel processo penale uno strumento sempre più securitario. Arriviamo finanche ad affermare in certa misura che il processo penale sarebbe di ostacolo all'affermazione della legalità. Viviamo in un paese che sempre più intravede nel processo penale un qualcosa che deve condurre senza se e senza ma a celeri condanne, se possibile irrogando pene esemplari. Io non comprendo per quale ragione le pene non debbano più semplicemente essere quelle di legge, ovvero quelle previste dal codice penale. Perché si debba parlare di pene esemplari? Lo ricordava prima Luca, giustamente. Nel sottotitolo di questa prima tavola rotonda si parla anche di possibili rimedi. E quali possano essere i possibili rimedi in chiave tecnico-giuridica ci diranno gli autorevoli relatori che ci hanno preceduto, tutto considerato che in gran parte Gianluca ci ha detto tante cose sul punto. Io vorrei solo concludere sottoponendovi una riflessione per me molto importante. Perché a prescindere da quelli che sono i possibili rimedi in chiave tecnico-giuridica, il punto davvero nodale, a mio avviso, è un altro. E transita attraverso una risposta ad una semplice domanda. Noi quale processo penale vogliamo? Perché il punto è questo. Quale processo penale vogliamo in questo Paese? Attenzione perché la dottrina moderna, penso Luca, correggimi se sbaglio, a Giorgio Spangher e al suo lavoro sulla vittima del processo penale, comincia a ragionare in termini molto netti nel dire l'attività giudiziale può generare danni anche quando è lecita, ovvero anche quando è immune da errori giudiziari. Il processo penale, anche laddove fosse immune da errori giudiziari, per sua natura può generare danni. Esistono danni da irragionevole durata del processo, danni ai diritti della personalità, danni alla libertà di iniziativa economica, danni psicologici. In capo a chi del processo penale è protagonista o comprimario? E se questi sono i danni che sono ontologicamente propri dell'attività giudiziale, anche quando la stessa è immune da vizi, voi pensate quali danni l'attività giudiziale può generare quando sullo sfondo della stessa si staglia l'errore giudiziario? Perché dobbiamo dircele le cose come stanno, se davvero vogliamo penetrare temi così gravi quali quello dell'errore giudiziario oggi e della massmediaticità del processo penale domani. Allora, qual è la riflessione con cui voglio lasciarvi? Lasciarvi nel senso che cedo la parola a chi mi seguirà, non intendo lasciarvi più oltre di così. La riflessione è questa. Noi possiamo scrivere e riscrivere tutte le norme che vogliamo. Questo è un paese drammaticamente ammalato di novelle. Il legislatore deve scrivere e riscrivere norme tutte le settimane.
Noi possiamo intervistare mille giuristi, noi possiamo convocare mille commissioni ministeriali, ma io credo che finché non capiremo davvero il vero e irrinunciabile valore delle garanzie, noi saremo sempre moralmente correi di qualunque errore giudiziario dovesse stagliarsi sullo sfondo del singolo processo penale. Finché non capiremo che il giustizialismo è inciviltà, o ribaltando l'ottica, finché non capiremo che garantismo altro non significa se non sistema di valori costituzionali propri del processo penale, è inutile che ci chiediamo quali possono essere i possibili rimedi all'errore giudiziario. Noi dobbiamo capire che nell'ambito del processo penale è la veritas, non l'auctoritas, a dover pesare in modo preponderante. Perché se non capiamo questo, noi saremo sempre ineluttabilmente a rischio di commettere, più ancora di quanto già non sia fisiologico fare, errori giudiziari. E vorrei che fosse chiaro a tutti il fatto che l'errore giudiziario è qualcosa che disintegra la dignità di una persona. E vorrei che fosse chiaro a tutti il fatto che la dignità di una persona è l'unica cosa che una volta persa non torna più. Grazie. Grazie Guido per questo tuo prologo ai nostri lavori, in cui anche i temi dell'Unione delle Camere sono entrati, giustamente, perché sono voci importanti nel dibattito anche sull'errore giudiziario e anche per queste tue riflessioni sul concetto di verità. Qui, solo per chiosare, e parlando un po' dell'esperienza italiana, tu dicevi giustamente, a volte la ricerca di questa verità materiale durante il processo genera mostri, genera non rispetto delle garanzie. Questo è vero, però se davvero vogliamo questa verità materiale, perché non cercarla nella fase post iudicium, dove invece tendiamo ad avere delle chiusure, no, mentali? Pensiamo a quante poche revisioni in Italia sono presenti nel sistema, no? Quindi da un lato la cerchiamo prima, ma dopo dico no, anche se emerge una verità nuova, ci interessa quasi di più la certezza, la stabilità del giudicato. Ma questa è solo una chiosa per passare oltre, ringraziandolo moltissimo e dando la parola a un magistrato, uno dei sinceramente dei più importanti italiani, cioè il consigliere Rocco Blaiotta, già presidente appunto di sezione della Corte di Cassazione, che ringrazio perché evidentemente per un giudice è ancora più difficile parlare di errore giudiziario. Ma per noi era molto importante la sua presenza, come di altri magistrati che interverranno questi giorni, proprio per l'esperienza anche nordamericana, perché il movimento, l'Innocence Movement nordamericano, prende forza proprio quando iniziano a collaborare, a studiare, a lavorare negli Innocence Project magistrati o ex magistrati, ex prosecutor, perché è lì che si riesce a comprendere che la lotta all'errore giudiziario non è una lotta contro il giudice, contro il magistrato, ma è una lotta tutti insieme, compresi gli operatori che sono chiamati a un ruolo difficilissimo. Io mai potrei fare il giudice, ne sentirei il fardello tutti i giorni, ma qualcuno deve farlo. E quindi è molto importante la presenza oggi appunto anche di un illustre magistrato che ci dirà le sue impressioni, le sue riflessioni sul tema di cause e rimedi e quanto sta intorno dell'errore giudiziario. Grazie. Sono io che ringrazio voi davvero per questo graditissimo invito. Oso immaginare memorabili occasioni come questa, come l'incoraggiamento per la cultura giuridica italiana ad intraprendere un itinerario che conduca all'approfondimento di questi cruciali e drammatici temi
al di fuori dei classici schemi teoretici per calarli nella prassi, nella quotidianità della vita nazionale. Siamo abituati noi giuristi a parlare di errore, di verità in una chiave altamente speculativa, sono stati scritti trattati filosoficheggianti, ma vedrete nel corso di questi lavori che verità ed errore toccano profondamente la vita di moltissime persone. E dunque, aderendo a questo spirito popolare di questo convegno, ho pensato di trasmettere a voi, come introduzione, alcune immagini, alcune metafore che mi sono venute in mente quando ho iniziato a pensare a ciò che avrei potuto dirvi, perché le metafore, oltre a essere solitamente leggere, sono nella maggior parte dei casi molto penetranti. E la prima metafora che mi è venuta in mente è quella di un notissimo quadro, Nuda Veritas di Klimt, che sicuramente tutti avete davanti a voi, una donna completamente nuda, non bella, non brutta, non giovane, non vecchia, con uno sguardo intrigante che impugna uno specchio diretto verso di noi. In quello specchio che ci guarda c'è una struggente indicazione, secondo me. La verità, cioè, può essere davanti ai nostri occhi, ci può essere riflessa se noi avremo gli occhi per guardarla. Ma, prosegue questo straordinario dipinto, spiegandoci perché non è sempre facile avere occhi per guardare, perché sul fondo del dipinto c'è un serpente che tenta di entrare nella tela e che credo esprima nel migliore dei modi tutti gli ostacoli che si frappongono tra noi e la verità, la menzogna, la calunnia, il pregiudizio soprattutto, la leggerezza, la superficialità. Un'altra metafora, ma forse non è neppure una metafora, un opuscolo, così si chiamavano allora, ottocentesca, di un grandissimo comune avo, un giurista di nome Francesco Carrara. In questo opuscolo, scritto nella metà dell'Ottocento, questo grandissimo maestro, questo padre del diritto penale, affermava che il giure penale ha sottratto la scienza penale, ha sottratto il giure penale alle mani del boia. Il boia è a metà strada tra la realtà e la metafora, ci dice tutto ciò che è di brutale, di incontrollabile, di irrazionale c'è purtroppo nella giustizia penale. Ma questa metafora del maestro ci indica anche una strada che egli già allora intraprese, scrivendo, come molti di voi sanno, un monumentale programma. Egli era convinto, e tutti noi dobbiamo essere convinti, che la scienza penalistica è fatta per costruire categorie, concettualizzazioni molto rigorose, molto affidabili, che consentano di esprimere giudizi molto calibrati e molto puntuali. E questo itinerario, questo programma che parte da questo grande maestro, io lo immagino idealmente presente nella traiettoria del nostro futuro. La terza metafora è quella di un grande epistemologo, e si riallaccia a quanto è stato detto prima, la verità. La verità è un sontuoso, trionfale traguardo sotto il quale noi tutti i giorni passiamo, è un traguardo che tutti noi cerchiamo nella vita quotidiana, nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni esistenziali,
ed anche ovviamente nella giurisprudenza. Tuttavia questo traguardo è davvero particolare e nella stragrande percentuale dei casi invisibile. Diceva l'epistemologo, quando noi passiamo sotto questo traguardo trionfale non suonano campanelli, non squillano trombe, quindi noi non sappiamo quando abbiamo raggiunto questa meta. E allora forse conviene attenerci ad un criterio meno trascendentale, più concreto, una sorta di surrogato, che poi tanto un surrogato non è, che è quello della certezza. La certezza è l'aspetto umano, è l'aspetto psicologico della verità, di questo ideale trascendentale, forse irraggiungibile. Una certezza umana, non trascendentale, razionale, corroborata da un confronto serrato con i fatti e soprattutto condivisa, una certezza che ci accomuni, di fronte alla quale tutti quanti possiamo riconoscerci senza esitazione. Ma avvicinandoci ancor più al cuore pulsante di questo convegno, all'errore, devo dirvi che io per tutta la vita, in quanto giudice, mi sono confrontato con l'errore. Tutti quanti giudici ci confrontiamo con l'errore, sta dentro di noi la paura dell'errore, l'errore nostro, i nostri errori con i quali abbiamo, che temiamo tantissimo, ai quali pensiamo retrospettivamente nella nostra carriera, quale sarà la percentuale di errori commessi? Ed è un interrogativo che, vi confesso, in qualche caso rischia di diventare inquietante, ma soprattutto l'errore degli altri. Io ho lavorato a lungo nella quarta sezione, che tra le tante altre cose si occupa anche di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, quindi conosco profondamente, molto profondamente, perché ho lavorato in questa sezione per moltissimi anni, quali sono le alterne sorti dei processi e come è difficile giungere a colpire l'obiettivo calibrato, appunto, della umana verità. E credo che, volendo tentare una sintesi estrema degli ostacoli, si possa enunciarla in un modo essenziale: il pregiudizio. Il pregiudizio è ciò che ostacola il rispecchiarci nello specchio che la donna fatale ci porge. Leggevo recentemente da un quotidiano un virgolettato di una recente sentenza della Corte di Cassazione, non mi importa a quale caso si riferisse, non lo ricordo, ma vi si affermava che nel cassare un provvedimento, un'ordinanza, vi si affermava che il pregiudizio del giudice aveva impedito di comprendere il reale significato delle parole che venivano pronunziate nel corso di una conversazione. E questo la dice davvero lunga sugli ostacoli che sono nella mente anche di persone che professionalmente dovrebbero essere, sono chiamate a esprimere giudizi ben ponderati. Purtroppo però questo difficile compito del giudizio matura in un giudice attraverso un processo di autoformazione. A me nessuno mai ha spiegato, ha insegnato come si fa, qual è lo stile di un giudice esemplare. E devo dire che da questo punto di vista c'è nella storia del Consiglio Superiore della Magistratura e da ultimo della Scuola della Magistratura un silenzio davvero assordante
che io considero drammatico. Ormai tutte le attività rischiose sono oggetto di regolamentazioni, best practice. Pensiamo alla sicurezza del lavoro, di cui la quarta sezione della Corte di Cassazione si occupa. Ebbene, non c'è mestiere più rischioso di quello del giudice, ma purtroppo non c'è nessun addestramento, no? Il testo unico sulla sicurezza del lavoro parla di formazione, di informazione, di addestramento. Nessuno ci addestra, ci autoaddestriamo, ci autoformiamo, e questo secondo me costituisce una delle cause dei nostri errori. Ma parliamo genericamente di errori. Quali errori noi possiamo governare? Certamente c'è l'errore cruciale, quello sull'accertamento del fatto, sull'essere o non essere della responsabilità, è ovvio. Ma io penso che noi dobbiamo prestare attenzione non minore anche ad errori che riguardano l'accuratezza del giudizio, la conformazione del giudizio sulla specifica vicenda, sullo specifico autore. Già quel straordinario, commovente maestro che io ricordo sempre, Francesco Carrara, introdusse un'idea modernissima, quella cioè della gradualità del reato, una concezione gradualistica del reato, che a distanza di quasi due secoli c'è di grande utilità, perché ci aiuta a capire istituti come quello della tenuità del fatto o nuove emergenze dell'esperienza giuridica che riguardano la graduazione della colpa, perché voi capite che un giudizio non erroneo deve puntare a calibrare la ponderazione e deve puntare anche ad una corretta collocazione dei fatti nei grandi contenitori concettuali del diritto. Voi capite che nei codici è scritto un ingente quantitativo di droga comporta la pena X, un comportamento fraudolento comporta la pena Y, comporta un aggravamento. Cos'è un quantitativo ingente? Cos'è un comportamento fraudolento? Questi sono gli interrogativi che ci premono e che ci possono condurre ad errori che non sono molto meno gravi di quello che riguarda l'essere o non essere della responsabilità. Tutto questo, naturalmente, questi interrogativi coinvolge il processo, che è per definizione un atto corale, un atto dialettico, ma coinvolge, ahimè, in primo luogo la responsabilità del giudice. Io ho fatto il giudice per moltissimi anni e quindi di questo voglio in qualche breve minuto ancora tentare di proporre qualche riflessione. La prima riflessione riguarda il sapere scientifico, che in effetti, come abbiamo visto dal programma, giustamente sarà centrale sia oggi che nelle prossime giornate. Ho scritto un testo intitolato Giudici galileiani per l'inferenza causale. Giudici galileiani significa giudici non in libris, giudici non aristotelici, ma giudici attenti, spasmodicamente attenti ai fatti. L'ideale è vicino al senso di questo incontro, perché l'ideale del sapere scientifico applicato alla giustizia è quello della semplificazione, della metabolizzazione della complessità. Diceva il primo grande giurista, Vittorio Denti, che negli anni 70 si è occupato di questo tema, allora pionieristico, che il sapere scientifico serve per semplificare, per metabolizzare, per rendere ostensibile anche a chi scienziato non è la verità dei fatti filtrata da crogiolo indubbiamente
efficiente, almeno nell'ideale, costituito dal sapere scientifico. Ma in questa utilizzazione del sapere scientifico, ahimè, insorgono difficoltà di cui abbiamo già sentito qualche cenno. Il sapere scientifico è naturalmente molto promettente per ragioni che tutti voi comprendete senza che io debba spiegarvelo. Il sapere scientifico è la condensazione di studi svolti col massimo rigore che la umana razionalità ci consente, almeno questo dovrebbe essere l'ideale del sapere scientifico, ma sappiamo anche che il sapere scientifico è oggetto di molte contaminazioni, contaminazioni talvolta anche strumentali, e quindi questo ci deve indurre a una grande preoccupazione. Si tratta di comprendere quale sapere scientifico deve entrare nel processo e come deve essere utilizzato. Due grandi temi che evidentemente qui non posso che limitarmi ad enunciare. In una sentenza, nota come sentenza Cozzini, dal nome del come classico della giurisprudenza penale, la Corte di Cassazione, io come estensore, ho tentato di spiegare cosa significa l'espressione peritus peritorum, il giudice peritus peritorum, il giudice perito dei periti. Non è un giudice che ne sa ovviamente più dei periti, ma è semplicemente e difficilmente un giudice che controlla l'ingresso e la utilizzazione del sapere scientifico nel processo penale. Questa attività è altissima, difficilissima, anche perché noi giudici non siamo formati a questa difficile attività. Io noto negli ultimi anni un grande progresso nell'approccio dei giudici all'utilizzazione del sapere scientifico. Mi auguro che il lavoro fatto in Corte di Cassazione negli ultimi anni abbia dato un qualche contributo a questo, ma scorgo anche ancora molte difficoltà, molta confusione, moltissima confusione anche nel lessico della Corte di legittimità. La verità è che utilizzare il sapere scientifico richiede al giudice e a tutte le parti coinvolte una grande cultura, la capacità di comprendere la differenza tra scienze probabilistiche e sapere probabilistico, la differenza tra scienza universale e scienze storiche, cioè scienza di fatti concreti, come la storia appunto e come la giurisprudenza. L'altro aspetto difficile della scienza è quello ovviamente della affidabilità di questi nuovi strumenti che ci si propongono. Noi abbiamo grandi materie, grandi enciclopedie davanti a noi che promettono di aiutarci. Pensate alla genetica, alla statistica, alla epidemiologia, alle neuroscienze. E noi dobbiamo interrogarci, tentare di capire fino in fondo quali espressioni di queste scienze sono realmente tanto affidabili da poterle utilizzare e come dobbiamo eventualmente utilizzarle. E vi dico che personalmente qualche volta sono un po' preoccupato dalla facilità con la quale si immagina di poter utilizzare in questi nostri difficili giudizi strumenti che affiorano forse con entusiasmo eccessivo. Penso ad esempio alla risonanza magnetica multiparametrica, polifunzionale, che ci dà delle indicazioni anche molto puntuali sulla irrorazione sanguigna delle aree del cervello, ma niente di più. Non so fino a che punto questo nell'immediato possa darci un concreto aiuto. Ricordo, e mi avvio alla conclusione di queste mie brevi riflessioni, anche le discussioni sul rapporto tra neuroscienze e
la cosiddetta libertà del volere, quello che una volta si chiamava il libero arbitrio. Qualcuno ha cercato di convincerci che noi non siamo protagonisti delle nostre decisioni perché alcuni interruttori, che sono gli anticipatori delle decisioni, nascono prima nell'ippocampo che non nella corteccia cerebrale, come se questo non fosse la conseguenza diretta del fatto che noi siamo animali complessi, abbiamo una lunga storia, la nostra storia è nata nell'ippocampo e si è sviluppata nella corteccia cerebrale, che sono componenti dialettiche del nostro quotidiano, e quindi guardare con attenzione alle novità che rischiano di mettere in fibrillazione, come dire, proprio i connotati ontologici del giudizio penale. E chiudo queste mie rapsodiche riflessioni evocando a mo' di programma due punti: la dogmatica, cioè i principi. Non dobbiamo dimenticare che molto è stato fatto in questo campo. Noi abbiamo una concezione costituzionale dei principi fondanti del diritto penale, il principio di colpevolezza, di cui tutti quanti sapete o intuite il significato, ma anche il principio di offensività, il principio di offensività sul quale io nella mia attività di giudice ho tentato di insistere fortemente e che è ancora molto sottovalutato, secondo me, ci consentirebbe di evitare molti errori, ci consentirebbe ad esempio di capire che un quantitativo ingente di droga, per tornare all'esempio classico, non può essere 50 grammi di stupefacente, perché ci sono quantitativi sicuramente ingenti che vengono trasportati a tonnellate nei container, nelle navi che attraversano gli oceani, e che probabilmente quelli sì, anzi sicuramente quelli sì, esprimono in chiave di offensività il concetto di quantitativo ingente. Questo giusto per darvi una idea di cosa significa il principio di offensività tirato fuori dai libri e applicato nella prassi. Ma voglio chiudere pensando, sono arrivato proprio ai due minuti finali, pensando ai giovani che ho incontrato ieri sera a cena. Molti di loro intendono diventare magistrati, facevano delle domande su come si diventa, che cosa significa fare il giudice, cosa significa fare il pubblico ministero. E io, dedicando questo mio intervento a loro, ai giovani con i quali mi rapporto sempre con grandissima gioia, voglio raccontare un episodio della mia vita personale. Quando mi laureai, trattenni una conversazione epistolare, allora non c'erano le mail, c'erano le lettere, con il professore poi prematuramente scomparso che mi aveva seguito nella tesi di laurea, ed egli mi scrisse una lettera: guarda Rocco, se hai sicura convinzione interiore, se ti senti moralmente sicuro, pensa a fare il giudice, può essere un bel mestiere. Questo interrogativo sulla sicurezza interiore io lì per lì non lo compresi, e pensai che si riferisse alla mia capacità di resistere alla corruzione o alle forme più brutali di degenerazione dell'attività di giudice. L'ho compreso successivamente, molto lentamente, e l'ho compreso con pienezza quando, lungo questo itinerario di autoformazione di cui vi ho accennato, ho letto un testo di un grande epistemologo che, nell'illustrare il modello scientifico criticistico falsificazionista, per chi si intende di queste cose, Karl Popper, un modello
di pensiero che è entrato anche nella giurisprudenza, spiegava che un giudizio critico, e quindi, come dire, che sfida la ricerca della verità, non può funzionare senza il talento critico di una assoluta integrità morale. Cos'è questa integrità morale che somiglia tantissimo all'integrità morale di cui mi riferiva il mio professore? Anzi, probabilmente sono la stessa cosa. E non è un'idea moralistica, è l'idea, per ciò che ho scritto nelle mie sentenze, di un professionista che ha un inflessibile talento critico e che quindi affronta la decisione con imperturbabile, anche se generosa, terzietà, indipendenza. Si tratta, e lo dico per i giovani che desiderano diventare giudici, di un itinerario di indipendenza interiore molto difficile, molto faticoso, che rende spesso ingrato ed amaro lo svolgimento di questo compito. Quindi è bene che voi lo sappiate, e tuttavia a voi auguro di diventare dei grandi giudici. Grazie Presidente Blaiotta anche per questo suggerimento, queste riflessioni per i giovani. Già si è parlato un po' di prova scientifica, anche se va detto, per chi si fermerà nei due giorni, che ovviamente l'errore giudiziario non deriva solo dalle prove scientifiche ma anche dalle prove tradizionali, pensiamo alla confessione falsa, pensiamo alla individuazione di persona errata, al testimone oculare che erra, quindi sono due mondi diversi, però è evidente, l'abbiamo detto, la prova scientifica è un po' un focus importante, quindi non potevamo che invitare il colonnello Lago, che oltre a mettere le mani, non dico nel fango, ma diciamo tutti i giorni nell'attività difficile di ricerca della verità attraverso la prova scientifica, è anche uno studioso molto serio e molto preparato anche dei temi epistemici che stanno allo sfondo di questa attività, quindi non poteva essere persona migliore. Gli chiederò purtroppo di contenersi un po' nei tempi che stiamo andando un po' lunghi, però gli cedo volentieri la parola. Grazie, buongiorno a tutti, un ringraziamento a chi ha avuto, insomma, a Luca innanzitutto e a tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa davvero, davvero interessante e trasversale. È stata benissimo spiegata da chi mi ha preceduto. Io mi alzo in piedi così riesco a seguire, perché voglio arricchire un po' la mia breve relazione con qualche immagine che sono sicuro che aiuterà nella comprensione di un tema che è stato ampiamente toccato e a cui tento di dare un minimo di sistema, nel senso che sono stati affrontati dei concetti complessi, trasversali. Si è parlato naturalmente di diritto, di giurisprudenza, si è parlato di psicologia cognitiva, di epistemologia, l'abbiamo sentito, e appunto l'espressione errore giudiziario. Quindi è un'espressione, cioè un sostantivo, è un aggettivo. È stato parlato quasi e solo di giudiziario, ma non abbiamo ben chiarito, e credo che forse potrebbe essere per me l'occasione di farlo, di cos'è l'errore. L'errore giudiziario è un effetto di cose che sono accadute prima, che possono essere accadute nella scena del crimine, nelle indagini preliminari o in qualsiasi altro momento fino alla sentenza sbagliata. E quindi fondamentalmente, tra l'altro, anche i soggetti che possono aver commesso questi errori sono diversi, perché diversamente, per esempio, da una diagnosi clinica medica,
il processo è caratterizzato da soggetti, persone fisiche diverse che hanno compiti diversi, ma da un punto di vista del ragionamento, una diagnosi clinica e una diagnosi non ha una grande differenza. Alla fine il ragionamento si sviluppa in modalità sempre e comunque regolate dagli stessi parametri, e che noi adesso cerchiamo brevemente di inquadrare in modo da comprendere anzitutto che questa, e anche per ragioni di tempo, quindi vi dico già che e vi sostanzialmente ometterò di parlare di prova scientifica, peraltro come avrete letto dal programma ci sarà una sessione fondamentalmente dedicata a questo, quindi cerco di parlare di ragionamento. Cercherò però di fare un discorso sequenziale. È stato Galileo citato dottamente qualche minuto fa, e che alla fine è il maestro di tutti noi, che ci ha insegnato e continua a insegnarci che alla fine ci deve essere una coerenza in quello che andiamo a dire o a scrivere. E qui vi porto un'immagine invece di una persona che scienziato sicuramente non è, giurista sicuramente non è, ma è stato capace di dire, come spesso l'arte riesce a fare, prima attraverso un'opera è stato appunto portato a una metafora, e credo proprio che effettivamente spesso l'arte riesca, in questo caso la letteratura, riesca a dare delle immagini che sono illuminanti e che necessiterebbero magari di discorsi molto articolati. In sostanza, Conan Doyle fa dire al suo protagonista, che conosciamo tutti, riferendosi alle indagini: io vedo quello che voi vedete, ma ho addestrato me stesso a riconoscere quello che vedo. Quindi, in buona sostanza, qual è il concetto fondamentale che così elegantemente viene scritto da Conan Doyle? È la realtà, il fenomeno fisico è uno. Non sono molteplici. Quello che cambia sono le modalità con cui leggiamo questa realtà. Quindi, se noi riusciamo a rendere migliore la nostra capacità di leggere la realtà, abbassiamo la probabilità di commettere errori. Perché direi che non spendo tempo su questo, mi sembrava ormai già pacifico all'inizio del convegno: non solo l'errore giudiziario e non solo, l'errore in generale e non in deroga all'errore giudiziario esiste, ma direi che in qualche modo esiste sempre. Il lavoro di un investigatore, di un magistrato, di un prosecutor o giudice non fa grande differenza, è quello di cercare di rendere questo margine il più piccolo possibile, il margine appunto di errore. E qual è, e prima si è parlato di antidoti, no? Qual è alla fine uno sicuramente degli antidoti, o quello che a mio avviso è il migliore, proprio anche richiamandoci ai concetti epistemologici che sono stati accennati poco fa? Cioè, non possiamo avere una best practice, o meglio, la possiamo sicuramente avere, su come fare bene. La cosa che invece, perché poi spesso sono principi alti su cui tutti convengono, ma però poi bisogna confrontarsi con la realtà. Quello che invece forse è utile fare è capire e comprendere e fare nostri quali sono gli errori, come in genere un po' tutti noi sbagliamo nel percepire la realtà, nello studiare i fenomeni. Quindi, se noi abbiamo una buona conoscenza degli errori, diciamo che è più probabile che siamo capaci di evitarli, in sostanza. Ecco, questa è un'immagine abbastanza, interessante. Qui stiamo parlando di psicologia cognitiva, proprio per dire, no, noi tendiamo ad avere una fiducia nella nostra percezione del reale molto sovrastimata. Tendiamo a pensare di non sbagliarci quando vediamo qualcosa, ascoltiamo qualcosa, eccetera. In realtà ci sbagliamo molto spesso, molto più spesso di quello che noi crediamo. Questa caratteristica, lo sbagliarsi nella percezione, è una caratteristica che non riguarda, che non è legata al livello culturale, alla preparazione, al curriculum, è una questione percettiva, sensoriale.
qui tutti noi vediamo una, o quasi tutti noi, una bella donna, ma questa è l'immagine rivoltata. Quindi io credo che se facessimo un brevissimo sondaggio, quasi il 100% vedeva una bella donna. E invece questa è l'immagine, perché i cervelli di tutti noi, anche quelli, come dire, più acuti, in qualche maniera erano portati a fare delle semplificazioni, degli assestamenti dell'immagine, per cui banalmente, ovviamente questo non è un errore giudiziario, ma è sicuramente un errore di percezione. Avremmo messo per iscritto e sottoscritto che quella era la foto di una bella donna, e invece è una cosa parecchio diversa. Ecco, questo è, insomma, non ci sarà più nulla di così articolato, però questo è inevitabile, a mio avviso. Questo è una, sostanzialmente un flusso di come si svolge si forma una prova scientifica, quindi un'indagine, ma non necessariamente scientifica, e soprattutto quello che mi interessava farvi notare, che in questo flusso, che adesso non vi sto a elencare nel dettaglio, comunque ci sono delle azioni, degli atti, dei momenti, e soprattutto ci sono dei processi mentali, dei ragionamenti, che sono sempre quelli, sempre e comunque, in tutti i processi, in tutte le investigazioni, in maniera magari a volte diversa, distribuiti in maniera diversa, ma questi sono, che sono sostanzialmente la formulazione delle ipotesi, perché comunque si deve lavorare seguendo ipotesi, non in senso lato, la revisione della fiducia verso queste ipotesi, cioè le informazioni che raccogliamo, che possono essere scientifiche, prove scientifiche, ma possono anche essere ovviamente di altra natura, testimonianze, eccetera, e poi, e quindi in termini più tecnici poi li vediamo, e poi la generazione di conclusioni. Quindi, diciamo, richiamandosi ai concetti epistemologici chiamati prima, quindi si parlerà nel primo caso, addirittura è stato dedicato, il primo a utilizzare questo termine è stato Peirce, poi ripreso anche da Popper, eccetera, nella filosofia della scienza, si parla addirittura di abduzione, cioè questo momento quasi, fra virgolette, intuitivo, in cui si dice, si pensa che l'ipotesi esplicativa di quell'evento sia quella appunto che noi, su cui noi poi lavoriamo. Poi abbiamo la revisione delle ipotesi, che poi alla fine è la grandissima parte del lavoro dell'investigazione scientifica, non solo, quindi dell'investigazione, cioè la raccolta di informazioni o attraverso metodologie scientifiche, tecnologie o attraverso altre metodologie, che consentono di fornire a quell'ipotesi da cui partiamo un supporto più o meno consistente. E infine, infine non è sempre lineare, nella cronologia, la generazione appunto di conclusione, quindi la deduzione secondo lo schema classico, diciamo aristotelico se vogliamo, per cui si parte da assiomi e derivano, perché insomma molto banalmente ricordo a chi non ha magari questo tipo di conoscenze o di abitudine, l'induzione nell'inferenza parte dall'osservazione delle cose e ricava delle regole o comunque delle massime. Inversamente la deduzione parte da assiomi e ricava delle conclusioni. Quindi questa parte, però, per questioni di tempo, diciamo l'inquadramento epistemologico lo salterei, e quindi andiamo a parlare semplicemente un concetto generale, questo ve lo voglio lasciare, che per moltissimi secoli sostanzialmente, cioè, come dire, è esistito il mito della deduzione come vera forma della conoscenza. Cioè, se noi abbiamo gli assiomi giusti, possiamo sapere tutto del mondo. E questo è valso solo fino a non tanti anni fa. Sono stati sostanzialmente due studiosi che sono Gödel e Wittgenstein, Gödel nella matematica e Wittgenstein nelle scienze anche forensi, che ci hanno insegnato che non è proprio, hanno dimostrato in sostanza che questo metodo non consente di arrivare alla verità. Alla fine dobbiamo sporcarci le mani con la realtà, con i fatti, con l'osservazione, con la fenomenologia. Questa parte io
come dire, la salto un pochino, perché tra l'altro questa è una versione, è stata caricata una versione che era quella più estesa, ma non è un problema. Quindi salto questa parte della prova scientifica, perché appunto la facciamo dopo, e quello che anche tutta la parte, diciamo, bayesiana, è perché volevo arrivare alla... purtroppo è stata caricata una presentazione più estesa di quella, eccole qua, perché volevo insomma arrivare a limitarmi per il tempo solo alla questione della diciamo della disciplina, un po' della sistematica degli errori. Quindi abbiamo detto che le fasi sono tre, no? La fase senza dubbio prima, da un punto di vista cronologico, è senza dubbio la generazione delle ipotesi. E tipicamente spesso si commettono errori abbastanza clamorosi sulla generazione delle ipotesi. Una delle regole principali è la cosiddetta regola dell'inusualità, cioè tendiamo tutti a pensare, e in genere è una buona prassi, se osserviamo qualcosa di molto insolito, inusuale, e ne osserviamo un'altra cosa molto insolita e inusuale, tendiamo a pensare che queste due cose sono collegate, c'è un nesso, e ci può anche essere un nesso di causa-effetto. Il punto è che a volte, spesso è così, ma a volte rischiamo di ritenere casuali eventi che non lo sono e non casuali viceversa eventi che invece lo sono. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare del caso di Sally Clark, un caso che è proprio, come posso dire, l'esplicazione di questo rischio, di questo errore, che questo appunto è un errore proprio nell'esplicazione dell'ipotesi, cioè si è sbagliato nel dire dobbiamo sospettare e poi purtroppo processare Sally Clark. Sally Clark è una signora inglese che nel 94, lo dico brevissimamente, nel 94 muore un suo figlio per sindrome da morte infantile, SIDS è l'acronimo, e quindi un lutto, una questione molto triste che purtroppo è accaduta in questa famiglia. Nel 96, due anni dopo, muore un secondo figlio per la stessa causa. Da lì, insomma, andiamo molto rapidamente, per una serie di concatenazioni evidentemente errate, è stato ipotizzato che Sally Clark fosse troppo improbabile che Sally Clark avesse subito due lutti per un evento relativamente raro come quello di cui le diagnosi della morte di suoi figli, per cui essendo troppo raro per essere casuale, questo è stato il ragionamento sbagliato, intendiamoci, un ragionamento sbagliato, quindi non doveva essere un caso, c'era una causa che era appunto che lei aveva percosso e ucciso i suoi figli. Lei è stata condannata per questa cosa e solo nel 2003 è stata prosciolta perché appunto è stato sostanzialmente spiegato con l'intervento in quel caso della Royal Society of Statistics, si è stato appunto spiegato qual era l'errore in sostanza. Perché e appunto qual era l'errore? È vero che è raro l'evento, la combinazione degli eventi è molto rara, anche questo è vero, ma si otteneva un numero di circa 1 su 70 milioni, però se si contano tutte le nascite, eccetera, tutti gli eventi di doppie nascite, 1 su 70 milioni è una cosa che è compatibile, prima o dopo sarebbe accaduto indipendentemente, per cui non c'era quella rarità incredibile che era stata percepita. E quindi questo è un principio che è decisamente importante. Poi un altro problema, diciamo sempre nella generazione delle ipotesi, è la cosiddetta meccanizzazione del pensiero. Ci sono diversi lavori su questo molto interessanti. In sostanza avviene, per esempio, in un caso che metteremo in scena, sono anch'io stato coinvolto in questa cosa molto interessante,
è stato anche lì commesso un errore di questo tipo, cioè sostanzialmente si costituiscono dei ragionamenti molto meccanici, spesso arzigogolati, e viene considerata prova della realtà, quindi di verità, il fatto che la ricostruzione aderisca a questo meccanismo, di fatto sganciandoci però dai fatti. E quindi anche questo è un altro errore tipico del ragionamento del momento di generazione delle ipotesi, quindi diciamo dell'abduzione. Per quanto riguarda, e qui mi avvio a chiudere perché appunto coi tempi se no andiamo troppo oltre, però su questo non possiamo in questa sede non fare un cenno al prosecutor fallacy che addirittura ha preso questa espressione, questo termine, cioè errore tipico dell'accusatore, che è un errore di quale certamente non della fase di generazione delle ipotesi, ma della fase di generazione della conclusione, quindi è un errore del ragionamento deduttivo, della deduzione. E che cosa prevede questo tipo di errore? Credo che insomma, chi si è occupato anche solo un po' di questi temi credo lo conosca, ma questa è un ambiente aperto anche a non professionisti, per cui un cenno è giusto farlo. Quindi, in sostanza, qual è l'errore deduttivo? L'errore deduttivo è quello di confondere sostanzialmente del dimenticarsi che una qualsiasi osservazione non ha e non può entrare nella valutazione finale, quindi nel giudizio, nella decisione, se non è contestualizzata, perché questo ci porta sostanzialmente a commettere degli errori anche abbastanza gravi. Quindi qui andrebbe fatto un cenno al teorema di Bayes, quindi sostanzialmente all'approccio probabilistico, all'errore, diciamo, alla gestione degli errori appunto, e quindi alla comprensione degli errori. E un altro errore tipico sempre questa è una elencazione, francamente sarebbe anche interessante fare degli esempi, degli approfondimenti, ma non abbiamo tempo. Quindi la cosiddetta difficoltà di rappresentare il falso, cioè il nostro cervello è strutturato in modo tale per cui, soprattutto per i soggetti deboli, quindi minori, persone magari di livello culturale molto, o intellettivo basso, eccetera, e per cui si tende a rispondere a domande di un certo tipo. E chiaramente, quindi, se io modulo la formulazione delle domande, in qualche maniera posso già prevedere il tipo di risposta che ottengo. E questo è un altro esempio in letteratura abbastanza noto, è un piccolo gioco che possiamo anche brevissimamente fare, e che è proprio la prova di sostanzialmente di questo tipo di errore. Se diciamo il gioco in questi termini, chiamiamolo esperimento, ci sono due, una delle due espressioni che vi dico è falsa, e le espressioni sono: in una mano di carte c'è un asso e un re. La seconda espressione è: in una mano di carte c'è un asso e una donna. E adesso vi chiedo: è possibile che ci sia un asso? Allora, il 99% delle persone dice sì. In realtà la risposta è sbagliata, questo è un altro errore di percezione, perché noi tendiamo a pensare in maniera positiva, pensiamo, tutti noi, ripeto, non è un problema culturale, è un problema percettivo, tutti noi tendiamo a dire: se c'è nella prima mano e quindi c'è, se nella seconda mano e quindi ci deve essere questo asso. Però ci dimentichiamo dell'istruzione iniziale, che è una delle due sbagliate, per cui non possono essere entrambe giuste. Errori induttivi, e qui finisco. L'oblio della proprietà a priori, che è sempre la solita, questo esempio che sarebbe anche molto interessante, riguarda sempre il teorema di Bayes. Il teorema di Bayes è quella modalità, Bayes è uno statistico del 600 che ha in sostanza codificato per primo
questo che è ancora oggi insomma il fondamento della scienza delle probabilità, e sostanzialmente insegna, passando dalla formulazione matematica a quella come dire fenomenologica, insegna qual è il modo giusto per imparare dall'osservazione del mondo, quindi anche da una scena del crimine. E questo teorema è come posso dire la codificazione di quello che dicevamo prima, cioè come si devono revisionare le prove. E per esempio, in questo esempio che due grandissimi studiosi, che peraltro sono degli psicologi, uno di questi perché l'altro è morto prima, Kahneman, che hanno vinto il Nobel pure dell'economia da psicologi, questo è un esempio molto, come dire, interessante e esplicativo di come ancora una volta tutti sbagliamo. E ripeto, questa possibilità di errore non è un problema culturale o di livello intellettivo, è un problema di percezione fondamentalmente, perché non siamo abituati a ragionare in maniera, come dire, in questo caso probabilistica. E chiudo con questo piccolo esempio, è questo. In una città un taxi investe una persona che viene uccisa. C'è un testimone, vede accadere questa scena e la racconta, il testimone sembra credibile. L'investigatore si informa, è tutto semplificato perché insomma è necessariamente semplificato, e in questa città abbiamo che l'80% dei taxi sono azzurri e il 20% sono verdi. Testimone dice di aver visto un taxi verde investire e uccidere questa persona. A questo punto cosa farebbe un investigatore, diciamo, che ragiona in maniera rigorosa? Secondo voi, per risparmiare tempo, andrebbe a sospettare e a approfondire nella compagnia dei taxi verdi o nella compagnia dei taxi blu? Ma probabilmente un investigatore prima di tutto dovrebbe cercare di capire quanto è affidabile la sua fonte di informazione. Quindi immaginiamo che si fa un esperimento, tra l'altro verde e azzurro sono colori che si possono confondere, eccetera. Si fa un esperimento giudiziale ed emerge che, diciamo, che effettivamente c'è un margine di errore in quelle condizioni di luce, per cui è la correttezza della diagnosi del colore è intorno al 70%, 75%. Quindi c'è un margine di errore proprio percettivo, eccetera. Se voi poi chiedete, queste statistiche inizialmente sono state fatte sugli studenti di psicologia, alla domanda, ma è più probabile che l'autore, che il taxi che ha ucciso quell'uomo fosse verde o fosse blu, la grandissima parte dice che fosse verde, una discreta parte dice verde sì, però con meno probabilità perché possiamo esserci anche sbagliati sul colore, quasi nessuno dice la risposta corretta, è più probabile che sia blu. Perché? Perché abbiamo commesso questo errore del, diciamo, oblio della proprietà a priori, cioè ci siamo dimenticati che prima che accadesse il fatto, quel taxi all'80% era blu. Quindi io ho concluso, terminato il mio tempo, e insomma, ovviamente si potrebbe parlare per ore di queste cose, e niente, vi ringrazio dell'attenzione. E un'ultimissima cosa, questa immagine che io ho trovato sempre estremamente interessante e dico sempre a me stesso, è un altro problema che è il cosiddetto eccesso di confidenza. Cioè tutti noi tendiamo a, come posso dire, fidarci moltissimo di noi stessi. E questo vale di più, dico una cosa forse strana e impopolare, vale di più per le persone più grandi, più esperte. Quindi a volte dobbiamo invece, anche se siamo, come dire, molto esperti, nel senso che abbiamo fatto tanti anni di lavoro, e quindi lo dico per me stesso anzitutto, dobbiamo non dimenticare di ripartire dalla linea dei fatti e ragionare da lì. Io vi ringrazio tanto e buona continuazione.
Grazie Gian Pietro, e scusaci tanto se ti abbiamo dovuto comprimere nei tempi, ma siamo partiti con mezz'ora di ritardo e purtroppo è andata così. Grazie anche per questo discorso, non ci ha parlato di prova scientifica, ma ci ha parlato di qualcosa di ancora più importante, cioè il ragionamento sulla prova scientifica e sulla prova non scientifica, che è la base poi della maggior parte degli errori giudiziari. Grazie anche per averci ricordato che reciterai questa sera qui su questo palco nello spettacolo teatrale Il processo simulato Dreyfus, e per aver ricordato Sally Clark, vittima di errore giudiziario, poi scoperto, come ci hai detto, ma morì poco dopo, anche per ritornare agli errori, alle conseguenze umane che gli errori giudiziari possono dare. Adesso il tempo è poco, do la parola però a una star della lotta contro l'errore giudiziario, professor Mark Gozzei dell'Università di Cincinnati, che ringraziamo, direttore, come abbiamo detto, dell'Ohio Innocence Project, ed è anche, lo ringraziamo perché è con noi in un organismo che attualmente presiedo, cioè lo European Innocence Network. Lui dall'America ci ha dato una mano enorme per sviluppare l'Innocence Movement in Europa. Quindi gli do volentieri la parola, parlerà in inglese con, credo, un piccolo sunto ogni tanto da parte del traduttore, per chi non dovesse comprenderlo. Grazie, Mark. Thank you very much. I will keep my comments brief. I was told I have to be done at noon. So I was asked to speak, I think, to give an international flavor and a perspective of the Innocence Movement from the United States. Grazie, però manterrò i commenti brevi. Mi è stato chiesto di parlare dell'Innocence Project e della mia esperienza al suo interno. In the United States, what we call the Innocence Movement, which is the exploration of wrongful convictions and freeing innocent people from prison, has been in existence for about 25 years. Negli Stati Uniti, quello che chiamiamo il movimento per l'innocenza, che si occupa delle detenzioni e delle condanne ingiuste, esiste da 25 anni. And it is a lesson both in how systems, how bureaucracies, how institutions like the criminal justice system, the people operating in those systems become overconfident and their ability to divine the truth, to figure out the truth, as well as a lesson in the humility and the humbleness needed by people in power in order to be objective and reach the truth. Ci occupiamo di come le persone nel sistema, all'interno della burocrazia e delle istituzioni, spesso sviluppano quello che definiamo una fiducia eccessiva, e perdono l'umiltà fondamentalmente, che è ciò che impedisce loro di arrivare e capire la verità. So in the early 90s I was a prosecutor in New York City and I handled high level felony trials and I was always confident that I was right. It was a very competitive environment. All the prosecutors wanted to win their cases. And in fact, when there was evidence that perhaps the person might be innocent or the evidence of guilt was weak, that's the case a prosecutor wanted to win the most, because then you look like a magician or a wizard or an incredible prosecutor that you could win such a tough case. Ho lavorato come procuratore a New York e quando faccio questo lavoro ero sempre convinto di essere nel giusto, come succede normalmente in quello che è un ambiente assolutamente competitivo. In 2001 I moved back to my hometown of Cincinnati and I became a law professor. And at the school where I was teaching, they had an Innocence Project, which is the institutions in America that look into wrongful convictions. They're usually based at law schools, and it's law professors and law students working together to investigate these cases. So they had an Innocence Project already at the school that I went to. Nel 2001 sono poi tornato nella mia città natale, Cincinnati, e ho lavorato come professore di giurisprudenza. Nell'università dove insegnavo c'era uno di questi Innocence Project, che è un'istituzione in cui i professori e gli studenti lavorano insieme per cercare di porre rimedio alle condanne ingiuste.
When I arrived, the professor at the school who ran the Innocence Project was taking a year off. And so the dean, my boss at the law school, asked me, he said, you have to run the Innocence Project. But as a prosecutor, I'd been a prosecutor my whole career, I remember thinking like, this is ridiculous. There's no innocent people in prison. You know, this whole idea that wrongful convictions is nonsense. Il professore che si occupava dell'Innocence Project si era preso un anno sabbatico e quindi mi venne chiesto di gestire questo progetto. Come procuratore la cosa che pensai all'inizio fu che era una cosa ridicola perché non ci sono persone innocenti in prigione. And in the very first meeting, some of the law students had just gone to prison and visited this inmate named Herman May. And they were going on and telling stories about how tragic that he had been wrongfully convicted. And they could tell from investigating the case that he was innocent. And in my very first meeting, I was listening to these students and I was rolling my eyes internally and thinking this is complete bullshit. Mi ricordo come al primo incontro si parlò di un detenuto e gli studenti che erano presenti raccontavano di come fosse stato tragicamente condannato ingiustamente. E io per tutta risposta alzavo gli occhi e pensavo che si trattasse di sciocchezze, che fosse impossibile. But we did DNA testing in the case, it was a rape case, and came back and it proved conclusively that he was innocent and that somebody else had committed the rape. Then I had to start questioning myself because I had sat in the meetings with the students and they had talked about how the police and had come and arrested Herman May. He was a high school senior in front of his classmates at school and taken him to the police station and pulled pubic hairs from him. And he had been in the cell by himself, only 17 years old, vomiting all night, leading to his wrongful conviction. And I had thought to myself at the time he deserved it because he's a rapist. In quel caso poi la prova del DNA scagionò la persona che era stata accusata di uno stupro che non aveva commesso innocente e fondamentalmente quel caso fece sì che iniziai a farmi delle domande, a pormi dei dubbi, soprattutto sulla base anche della storia di questo detenuto che mi raccontarono. So through that experience that year I slowly changed my views and I realized that I was now looking at the system very differently than I did just a year before. When I had been a prosecutor, and in fact, that I was, as a prosecutor, in denial about many of the problems in the criminal justice system. E fondamentalmente quello fu il momento in cui cambiai la mia opinione, iniziai a guardare al sistema in maniera diversa e mi resi conto di come, quando ero un procuratore, fondamentalmente negassi i problemi che il sistema presentava. After that year, I moved back to my home state of Ohio, where I was born. Ohio was the largest state that did not have an Innocence Project. So just one year later, I'd become a believer in this movement, and I founded the Ohio Innocence Project in 2003. L'anno successivo tornai in Ohio, che era il più grande stato americano senza un Innocence Project, e dopo solo un anno ero diventato un fervente sostenitore di questi progetti, quindi decisi di fondarne uno in Ohio. And since that time, since 2003, we've now freed 28 innocent people who altogether served 532 years in prison for crimes they didn't commit. Dal 2003 abbiamo in Ohio portato alla scarcerazione di 28 persone innocenti che complessivamente hanno accumulato più di 500 anni di detenzione. And I will tell you one story about our very first case that demonstrates the resistance that the system has to admitting that mistakes have been made. Vi racconterò una storia particolare che fu il nostro primo caso e che è assolutamente emblematica. In 1998, Clarence Elkins was convicted of a murder and rape. It was a grandmother, her home was broken into by a man in the middle of the night, and she was raped and murdered. And her little six-year-old granddaughter was spending the night with her. And the little granddaughter heard the noise and stuck her head out. And the attacker saw her and also raped her and left her for dead. But fortunately, the little girl survived and she became the one eyewitness for the prosecution in the case. Nel 98, il caso di Clarence Elkins, che venne accusato di omicidio e stupro.
di un'anziana signora che fu stuprata e uccisa, e della sua nipotina di 6 anni che era presente, fu stuprata anche lei, riuscì a vedere ovviamente la persona che commise il reato, che fortunatamente non riuscì ad ucciderla. Questa bambina divenne poi la testimone oculare nel caso. She identified her uncle Clarence Elkins as the murderer and the rapist, and the prosecution said, "How she's only 6 years old, true, but how could she misidentify her own uncle? Of course, a little girl who's 6 years old knows who her own uncle is." La ragazzina, la bambina, identificò come il colpevole suo zio Clarence Elkins. L'accusa all'epoca pensò che, nonostante avesse 6 anni, fosse impossibile che la bambina identificasse in maniera errata chi aveva commesso il reato. So he insisted that he was innocent. He had an alibi. The prosecutors told the jury to disbelieve the alibi witnesses, that they were just lying to protect their family member and their friend. E nonostante Clarence si professò innocente e avesse un alibi, venne detto alla giuria di non considerare quell'alibi nell'elaborazione del verdetto. He was convicted and sent to prison for life. Fu condannato e condannato all'ergastolo. So we got involved, our innocent project got involved, and we did DNA testing. And we DNA tested the vaginal swabs from the raped, murdered grandmother that the coroner had taken after she was murdered. Fondamentalmente, l'Innocence Project decise di prendere in causa questo caso e condusse una prova del DNA. We also knew that the attacker knocked the little girl unconscious and then removed her panties like this. So we looked for male skin cells on each side of the underwear where he would have removed her panties. Sapevano che la persona che aveva commesso il crimine aveva anche lasciato delle cellule, e quindi cercarono di trovare queste cellule. And we found something very interesting. We found male DNA in the grandmother's vaginal cavity that did not match Clarence Elkins. We also found male skin cells on the little girl's underwear that did not match Clarence Elkins. But most importantly, the DNA profiles in the two locations were the same man. So the grandmother's vaginal cavity and the little girl's underwear had the same man's DNA, but it was not Clarence Elkins. E fondamentalmente trovarono che il DNA trovato sulla vittima e anche sulle cellule trovate sulla bambina non corrispondevano al profilo genetico di Clarence Elkins. There's only one man whose DNA could be in those two locations on that night. The vaginal cavity of the grandmother and the underwear of the little girl, and that's the attacker. But that DNA did not match Clarence Elkins. That meant that he was innocent. Fondamentalmente il fatto che i profili genetici trovati non corrispondessero a quelli di Clarence Elkins provava la sua innocenza. But the prosecutors did what we see in numerous cases over and over again in the United States and anywhere that had these type of problems, is they went into denial and they came up with ridiculous arguments to try to keep the conviction intact. Ma l'accusa, come succede in molti casi sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, si rifiutava di credere alle evidenze, e quindi elaborò una tesi ridicola per mantenere e confermare la condanna. They went to court and they argued that, well, we think the DNA that excluded Clarence Elkins was not from the crime. We think the grandmother, the morning before she was murdered, probably shook hands with a man and got the man's DNA in her fingernails, and then she went home and masturbated, and she rubbed the DNA off inside her vaginal cavity from the man, from shaking his hands. And then she probably helped the little girl go to the bathroom, and the man's DNA rubbed off on the little girl's panties. It was just absolutely ridiculous. La tesi dell'accusa è che era probabilmente la signora quel giorno aveva stretto le mani di un'altra persona, si era poi masturbata facendo in modo che il profilo genetico di questa persona fosse poi trovato all'interno della vagina, e che poi avesse in qualche modo passato il profilo genetico sulle mutandine della bambina
che era stata stuprata e che quindi fosse questa la spiegazione totalmente ridicola che doveva confermare la condanna di Elkins. But the court accepted those arguments and said Clarence has to spend the rest of his life in prison. Questa tesi fu incredibilmente accettata e Elkins avrebbe dovuto passare il resto della vita in carcere. So we continued investigating and we found that there was a serial rapist living in the same neighborhood. We were able to collect his DNA secretly and came back and it matched the DNA from the crime scene. Noi però continuammo le nostre indagini, scoprimmo che c'era uno stupratore seriale nella zona e segretamente riuscimmo ad ottenerne il DNA. And it was only by identifying the true perpetrator that we were finally able to free Clarence Elkins, and now the actual perpetrator named Earl Mann, he eventually confessed he's serving life in prison for the crime for which Clarence Elkins was wrongfully convicted. Fu solo così che riuscimmo a scoprire il vero colpevole, fare scagionare Clarence Elkins e far condannare al contempo l'uomo che aveva commesso i reati che adesso sta scontando un ergastolo. I mentioned that in Ohio now we freed 28 people just in our state. The Innocence Movement, as was mentioned earlier, has now freed 2,400 people in the United States who together served over 22,000 years for crimes they did not commit. Dicevo prima che in Ohio siamo riusciti a liberare, a far scarcerare 28 persone. Negli Stati Uniti il movimento, l'Innocence Movement, ne ha fatte scagionare in totale 24.000, solo negli Stati Uniti, che avevano accumulato tra di loro oltre 22.000 anni di carcere. But judges and prosecutors are still very resistant to the idea that they made a mistake, and they will go to ridiculous lengths to rationalize the evidence to convince themselves they did not make a mistake. Tuttavia, i giudici e i procuratori fanno ancora molta resistenza rispetto al fatto che è possibile che commettano degli errori e cercano in qualche modo di razionalizzare e trovare delle cause razionali che spiegano i loro errori. I assumed that this was an American problem, that the arrogance was an American problem, and I've always been conscious when I travel abroad about American arrogance. So I was in some ways relieved when I started working in other countries to realize that everybody's arrogant. It's not just Americans. Everybody thinks they have the best criminal justice system and their criminal justice system doesn't make mistakes. Pensavo che questo fosse un problema solo americano, legato a doppio filo all'arroganza americana. In qualche modo sono stato sollevato nel scoprire che in realtà è un problema globale, che tutti gli stati pensano di avere il miglior sistema di giustizia penale. But what we've learned is through the Innocence Movement, it's not just about freeing innocent people, it's about understanding human frailties and psychological flaws that all of us have, regardless of the country barriers or boundaries that lead to wrongful convictions. Quello che abbiamo imparato è che non si tratta solo di scarcerare le persone, ma piuttosto di capire la fragilità e i difetti che sono propri degli animi umani, fondamentalmente. These include confirmation bias, tunnel vision, a failure to understand how the way we investigate cases twists human memory and leads to skewed results. Fenomeni come il pregiudizio di conferma, la visione, la tunnel vision, la visione con i paraocchi o la memoria distorta. And I will stop here and I will talk about those issues and the psychological issues in my talk tomorrow. Thank you. Mi fermo qui e parlerò più in dettaglio durante la mia presentazione di domani. Grazie. Pronto? Sì, ecco. No, grazie Mark per tutto quello che hai fatto. Io personalmente sono stato 2 anni a visitare il suo, 2 volte in 2 anni diversi a visitare il suo Innocence Project. Fa un lavoro straordinario e tutti dobbiamo essergli grati anche per questa sua volontà di spiegare spesso all'estero questa esperienza. Quindi grazie Mark, invito tutti ad andare quando ci sarà in questi giorni a vedere la presentazione del suo libro, che è un libro straordinario. E grazie anche per averci parlato brevemente anche del DNA come prova di innocenza, perché anche questo è un tema importante italiano. Noi viviamo il DNA, la prova di DNA, spesso come la prova regina di colpevolezza. È tutt'altro quando è prova di colpevolezza, ha un carattere probabilistico, è decisiva quando è prova di innocenza.
Ora non ci sarà una pausa perché siamo stretti coi tempi, ma c'è un momento importantissimo perché c'è l'incontro con Peter Pringle e Angelo Massaro, quindi due vittime in carne ed ossa purtroppo di errore giudiziario, e dunque noi ci alzeremo e senza soluzione di continuità saliranno sul palco chi deve condurre il dibattito e i nostri due ospiti. Grazie.